Anche le profondità della terra offrono la loro ricchezza e noi abbiamo imparato a sopravvivere e sostenerci. Il petrolio trabocca dal sottosuolo. Può essere raccolto in luoghi profondi, grotte, tane e nelle tombe dei nostri antenati e si incendia con molta facilità. In tempo di guerra l'abbiamo usato per coprire le frecce e renderle incendiarie. Ancora più in profondità, scavando nelle vene luccicanti, si può trovare il metallo. Lo usiamo per forgiare semplici attrezzi, ma un giorno ci servirà anche per riparare le armi sovietiche. Vivere in armonia con la Terra raramente significa vivere in armonia con gli altri esseri umani. Andando alla cattedrale, troverai la Trinità ovunque. Lo so, ma non ho altra scelta. Così tanta violenza e così tanta morte. Il popolo di Giacobbe ha sofferto molto, ma continua a combattere. Queste persone sono legate da un giuramento stretto dai loro antenati. È la loro eredità. Ma io vedo solo un popolo che vuole vivere in pace. Credo che sia arrivato il momento per loro di abbandonare il passato. Se riuscissi a trovare l'Atlante, potrebbe condurmi alla sorgente divina. Potrei portarla via da qui per mettere fine alle loro sofferenze. Potrebbero condividere il peso della verità con il mondo. Ma se tutto questo non porta a nulla, non so cosa farò. Ragazzi, state facendo passi da gigante. Credo che alcuni di voi un giorno saranno dei buoni cacciatori. Ma è qui che iniziamo a separare il grano dalla pula. Oggi, mentre il sole è alto in cielo, braccheremo un cervo. La carne, la pelle, le corna e persino le ossa servono per il nostro sostentamento. Dovete rispettare il cervo, perché è vicino a Dio quanto noi. Andate a cercarli vicino a dove dormono, dove l'erba è schiacciata, o vicino ai cespugli di bacche dove mangiano. Colpiteli bene senza far loro sentire un attimo di paura o dolore. Ricordate che verrete valutati e chi mi porta un cervo maschio adulto riceverà la valutazione migliore. Oggi ho commesso un errore che minaccia di causarne altri. Ho trascorso del tempo da solo con Alia, cosa che avevo evitato finora. Mi ricorda la mia amata Sofia, che credevo di aver dimenticato da tempo.
e mi si è aperto il cuore come una ferita. Mi offusca la mente anche quando non c'è. Sembra un ragazzino euforico e quei giorni sono ormai molto lontani da me. Devo seppellire queste vecchie emozioni e stare lontano dal mio popolo per un po'. Stai bene, per fortuna. Abbiamo messo in salvo la maggior parte dei feriti, ma gli invasori sono tornati. Hanno occupato il villaggio in alto. Alcuni di noi, giù nella valle, stanno organizzando la resistenza. Ci servirà tutto l'aiuto possibile. Fai attenzione se pensi di tornare al villaggio. Salve. I capi stavano guardando e ho dovuto consegnarlo vivo. Ti portano alla vecchia prigione? Solo quelli che possono sapere qualcosa sulla Atlante. Konstantin ti farà qualche domanda. Gli altri sono vicino alla cattedrale. Credo che qualcuno si divertirà. Devono essere loro. Speravo che avrebbero tirato a sorte per quel luogo. Pazienza. Da quanto... Un momento. Do un'occhiata. Confermo. Thank you.
Federali possono rastrellare quest'area. Noi dobbiamo tornare al campo. Lascia che finiscano loro. Roger, tutto a posto. D'accordo. Rastrellare questo posto, voi andate avanti con gli altri. Cosa cerchiamo di fare? Il comando crede che l'Atlante sia sotto la cattedrale. Abbiamo indizi che confermino questa teoria. Controllo e torno. Stanno attaccando! Uomo! Le guardie sono arrivate di notte. Lo sapevo. Uccidere il tecnico della squadra Echo non è stata una buona idea. Sapevo che non avrei dovuto, ma non ho potuto farne a meno. I discendenti non mi bastavano. Avevo bisogno di qualcosa di più. Mi hanno portato nella stanza senza finestre. Credevo di essere morto. Poi è apparso Constantine. Mi ha preso la testa tra le mani e mi ha sorriso. Mi ha detto che mi capiva, che un tempo anche lui era come me, e anche se ho commesso dei peccati c'è il perdono. Ero come un martello che non sapeva dove colpire, ma ha detto che mi posso salvare, che ho un'abilità speciale che deve solo essere affinata. La Trinità mi trasformerà in un'arma puntata nella giusta direzione. C'è mancato davvero poco che mi mettessi a piangere. E gli baciassi i piedi. Diventerò finalmente ciò a cui sono stato destinato. Per la Trinità. Per Constantine. La decisione non dipende da lui, ma metterà una buona parola per entrambi. Poi ci sarà una specie di cerimonia di iniziazione. Tutto qui è quello che può fare. Senti, alcuni di questi uomini hanno lavorato anni prima che la Trinità gli concedesse una promozione. Restiamo vicini. Ho sentito qualcosa. Ci sono.
copertura! Croft continua ad agire contro di noi. Qualcuno l'ha fomentata. Lord Croft era troppo privo di senso pratico per avere la giusta determinazione. Era un vigliacco. Sua figlia invece è diversa. Oggi stavo quasi per dare l'ordine che solo io avrei potuto uccidere la Croft. Temo che stia iniziando ad annebbiare la mia mente. Devo ricordarmi che l'obiettivo non è uccidere un altro Croft. L'obiettivo è la sorgente divina. Maledetta malattia. Mi sta rovinando il corpo e ora minaccia anche la mia mente. Continuo ad addormentarmi. Continuo a perdermi nei ricordi, nei pensieri del giorno in cui è morto Lord Croft. Di come il piano doveva cambiare, di come credetti che avevamo fallito. E prima di allora, i miei primi giorni con la Trinità. Ho imparato le storie segrete del mondo. Ho imparato che era nostro dovere salvarlo. E poi ancora più indietro nel tempo, fino alla mia infanzia. Io e Constantine. Potevamo fare affidamento solo l'uno sull'altra. Poi mi libero dai ricordi e torno al presente. Ho sempre fatto quello che doveva essere fatto. Sarà così anche questa volta. Ho valutato il nemico. Elias è morto a causa della mia testardaggine e mio padre non si vede da 2 giorni. Dobbiamo mettere insieme le forze per opporci alla Trinità, ma sembra che il colpo letale sia arrivato ancora prima dell'inizio della battaglia. La fede è la nostra armatura, ma a cosa serve contro un nemico che diventa più forte generazione dopo generazione? Se sopravviviamo questa volta, temo che i nostri figli non sopravvivranno alla prossima. Thank you.
Punta di freccia di silice, sottile e scanalata. È spezzata in due. La base mi ricorda qualcosa. La base è simile a quella delle punte trovate in America. La tecnica è rimasta la stessa, anche se proviene dall'altro capo del mondo. Che stava rastrellando la parte inferiore della valle. Li vedete? Negativo. Possibili nemici? Potrebbero essere solo delle interferenze radio, ma Constantino non vuole... Sono andato al foro a sentire il profeta parlare. Indosso le vesti della gente comune. A un figlio di una grande casata non sarebbe consentito farsi vedere qui. Sembra che i patrizi e gli uomini della Chiesa d'Occidente stiano cercando di mettere a tacere il profeta. Io posso solo ascoltare e riportare le parole di quel grand'uomo. Nessun uomo ha mai detto la verità su Dio perché nessun uomo può saperla. È più puro il cuore di un contadino o di un soldato di quello dei signori o degli imperatori. Siamo tutti ingannati da coloro che affermano di parlare in nome del Creatore. Nessun uomo parla per lui, perché la sua voce è nel cielo, nell'acqua e nel flusso del mondo.
tutto il rispetto, se tutti i miei uomini morissero... Siamo tutti sacrificati come me. Deve essere là sotto. Forza, Ara, sta aspettando! L'ha trovato! Uccidermi, inermi, sarebbe troppo anche per te, Lara. D'altronde... so perché non hai ancora premuto il grilletto. Sparami e i miei uomini ti uccideranno in pochi secondi. È l'unica cosa che sanno fare meglio di te. Sta zitta, Ana. Non ti muovere! Non puoi scappare! Uccidetela! Ora! Giù entrambe! Ripensa alla mia offerta, Lara! Prima che sia troppo tardi! Era già tardi quando hai tradito la mia famiglia! Troverò l'Atlante, Ana! I miei uomini muoiono come mosche là sotto, Lara! Se loro non lo trovano, neanche tu ci riuscirai! Vai all'inferno! Sta arrivando la Croft! Uccidetela e portatemi quel dannato Atlante! Lara continua a crearci difficoltà. Ha radunato il popolo della valle e l'ha aiutato a ottenere una serie di vittorie. Mi piacerebbe farle capire che si sbaglia, che le sue idee di moralità sono errate. Il mondo è troppo imperfetto per delle soluzioni temporanee. Un eroe solitario non può salvarlo. L'idea di rivelare al mondo l'esistenza della sorgente divina è ridicola, oltre che pericolosa. Pensavo di poterla convincere a sostenere la Trinità, ma ora non più. Io e lei siamo unite. Abbiamo un legame, ma... ora credo che non ci sia altra scelta. Bisogna fermarla. E io so che si può fermare. Ho fermato persone più forti di lei. Eccolo. Deve essere quello. Ora sono in vantaggio su Ana, ma non capisco esattamente cosa stia succedendo qui. Qualcos'altro vive nell'oscurità di questo posto. Ma devo continuare. Mi sono spinta troppo avanti. Ana crede di conoscermi. E da un certo punto di vista è anche vero.
ma non sa tutto. E finché continua a sottovalutarmi, potrei ancora avere la meglio.